Ciao a tutti e a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Liuba e oggi sono truccata e vestita come nell'ultimo video. Allora, come avete visto dal titolo, cioè come avete detto dal titolo, oggi ci sarà la reazione dei miei genitori ai miei capelli, tan tan tan. Allora, sono truccata e vestita allo stesso modo dell'altro video, dell'ultimo video. Spero sia l'ultimo video perché ogni volta non so come pubblico i video. Però questo perché appunto lo sto registrando dopo. E dato che ero già bella preparata, ho detto beh, faccio le intro mentre sono così un pochino carina. E almeno viene una cosa un pochino più carina. Allora, il video che vi andrò a mostrare sarà esattamente il video della reazione sia di mia sorella che dei miei genitori ai nuovi capelli. Mia sorella in realtà i capelli li aveva un pochino già intravisti perché è stata lei che mi ha aiutato a farli, quindi lei me li ha decolorati, nel senso mi ha passato la decolorazione nella parte dietro dei capelli. E nell'ultimo video vi ho spiegato un po' i vari passaggi che ho fatto, i prodotti che ho utilizzato, quindi magari se siete curiosi andate a vedere quel video. Vi ho anche fatto vedere come ho realizzato questo make up bellissimo, però lei non li aveva visti da asciutti. Sapete che i capelli da asciutti sono un pochino diversi rispetto a come sono da bagnati, mentre i miei genitori proprio non avevano visto assolutamente niente, niente di niente di niente. Quindi appunto adesso vi farò vedere la reazione di mia sorella, che è stata molto positiva. Però lei era già partiva bella positiva perché comunque a lei piacciono queste colorazioni un pochino più particolari, e vi ripeto, questa non è una tinta, quindi non rimarrà nei miei capelli per molto tempo, perché appunto è il risultato di uno shampoo antigiallo tenuto per tanti minuti, quindi nei lavaggi scaricherà e cambierà e diventerà in maniera diversa. E quindi non so per quanto tempo li avrò su, quindi per le persone che li amano mi spiace, per le persone che li odiano non vi preoccupate perché andranno via. La reazione che più mi spaventava ovviamente era quella dei miei genitori, perché all'inizio io pensavo che il mio shampoo antigiallo fosse uno shampoo molto blando, non fosse molto buono, molto potente. Lo shampoo antigiallo infatti usato come tonalizzante di solito va tenuto 15-20 minuti, io invece l'ho tenuto per un bel po' più di tempo, l'ho tenuto per più tempo, per circa 35-40 minuti, perché pensavo che il mio shampoo antigiallo fosse molto blando. Invece se l'avessi tenuto un po' di meno probabilmente mi sarebbero venuti meno argento e forse un pochino più bianchi, non ne ho idea perché era la prima volta che lo facevo. Quindi appunto adesso vi farò vedere la reazione di mia sorella, che è stata molto positiva. Però lei era già partiva bella positiva perché comunque a lei piacciono queste colorazioni un pochino più particolari, e vi ripeto, questa non è una tinta, quindi non rimarrà nei miei capelli per molto tempo, perché appunto è il risultato di uno shampoo antigiallo tenuto per tanti minuti, quindi nei lavaggi scaricherà e cambierà e diventerà in maniera diversa. E quindi non so per quanto tempo li avrò su, quindi per le persone che li amano mi spiace, per le persone che li odiano non vi preoccupate perché andranno via. E la reazione di mia sorella è stata questa. Vari? Vieni in camera mia con gli occhi chiusi. Dai, vieni, vieni in camera mia che sto filmando la reazione, ok? Occhi chiusi, eh? Chiusissimi, dai, giuro, giuramelo. Ok, entra piano, non vedere niente. Mi stai facendo il video? No, a me, sto riprendendo. Mio mamma, io inciampo. No, dritto, sempre dritto, vai sempre dritto, lascia il letto. Chiusi? Dai. Dammi la mia mano, guarda, la senti? Ok, la senti? Sì. Ok, allora. Ok, ferma lì, ferma, al mio tre apri gli occhi. Va bene? Vai. Allora, uno, due, tre. Oddio, sono belli. Vero? Girati. Speravo fossero più viola, più lilla, in realtà sono... Sono grigi e viola. Sì, se lo lasciavo di più forse venivano... Non se lo lasciavi di meno. Come ti chiamo? Come sono? Carini. Carini, diciamo. Sì. A me piacciono un sacco. Adesso secondo me io immagino con tipo i boccoli. Sì, carini. Vero? Sì, vabbè, tanto qua proprio si guarda, aspetta. Qua si vede proprio, non vedo. Quindi dammi un voto, da 1 a 10. 8 e mezzo. 8 e mezzo è un ottimo voto. E quindi ero spaventata della reazione dei miei genitori, perché comunque i miei genitori sono dei genitori abbastanza tradizionali, nonostante nella loro tradizionalità sono molto all'avanguardia, molto, molto aperti, molto tutto.
sui miei capelli sono sempre stati un po' così, no? E quindi ero veramente terrorizzata, tipo, non so, di deluderli o di non piacergli, non ne ho idea, io sono molto fissata con i miei genitori, con il loro parere, per me il loro parere conta tantissimo, lo so, sono un po' scema, però vabbè, quindi ero molto agitata e io gli ho detto ai miei genitori tipo di chiudersi gli occhi e quando sono scesa loro appunto ce li avevano chiusi, ho messo la videocamera e gli ho detto di aprirli e la loro reazione è stata questa. Allora, il mio 3, 1, 2, 3. Bellissime. Vi piacciono? Sì, sì. Cosa tu vi piacciono? La viola, sì, sono uscite veramente viola. Perché sono, perché sono viola lilla sono. No, qua. Non è viola. Perché non le hai viste la luce del sole. Sono biondo gemma. Mi piacciono. Mi piacciono, sono praticamente. Allora, le toccature sono bianche, cioè qua sono proprio platino. Io li avrei. Niente, vuoi fare la parrucchiera. Ma lei sei bravissima! Papà, glielo dici tu? Poi glielo dico io. Quindi vi piacciono? Allora, Larissa mi ha dato 8 su. Larissa mi ha dato 8 su 10. Mamma? 10 su 10. Papà? Papà? Sì, 10. Miki? Zero. Sì, Miki zero perché dice che l'ho copiato. Ragazzi, adesso nei prossimi giorni il lillino azzurrino scaricherà ancora di più. E quindi la reazione dei miei genitori è stata veramente super positiva, sono veramente molto contenta. Loro hanno visto i capelli al buio e devo ammettere che questi capelli con la luce cambiano veramente tantissimo. La mattina sono molto molto chiari e quasi platino, soprattutto la radice sono praticamente platino e in alcuni punti sono anche azzurri, cioè sono veramente molto particolari. Mentre la sera sembrano proprio biondo cenere, non so come spiegarvi. E quindi loro li avevano visti la sera e loro mi hanno detto: mio Dio, ma sono belli, sono veramente molto belli, un biondo cenere. Io tipo, li vedrete domani. Infatti il giorno dopo mia madre li ha visti e ha detto: ieri sera erano diversi. Io tipo, ieri sera lo so che erano diversi, però vediamo come evolverà nel tempo. E quindi nulla, questa è stata la reazione dei miei genitori e di mia sorella ai miei nuovi peli in testa, ai miei nuovi capelli. Spero che il video vi possa, non so, aver divertito, aver intrattenuto. Io vi auguro una buona giornata, vi do un grosso grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!